dal 1998 alle 21:36 su Radio DJ. Stavo rappando anch'io, quasi come un trapper. Dicevamo 1998, un anno in cui i telefoni cellulari non erano ancora così diffusi, soprattutto tra i più giovani, e consentivano sostanzialmente A di fare delle chiamate, B di mandare degli SMS, C forse qualche più fortunato utilizzava la tecnologia WAP, mi sembra si chiamasse così, una specie di protocollo che consentiva così di ricevere dei dati, a volte potevi ricevere gli aggiornamenti meteo, oppure l'aggiornamento della partita della tua squadra del cuore, tipo in questo momento Fiorentina-Milan, è iniziato al secondo tempo, il Milan conduce per 1-0. Beh, tutto questo per dire che oggi qualcuno si è inventato un modo per tornare un po' al passato e per disconnettersi un po' dalla tecnologia, con il nostro amico Giuseppe che ha il telefono con noi. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, come stai innanzitutto? Bene, un po' stanco ma bene. Bene, stanco perché stai rientrando dal primo Disconnect Day d'Italia, o sbaglio? Assolutamente, sì, abbiamo appena terminato una giornata intensa, ci siamo divertiti tanto e siamo ritornati un po', come hai detto bene tu, al passato. Ok, dunque, localizziamo, ci troviamo in provincia di Ancona, precisamente nel borgo medievale di Corinaldo, giusto? Sì, okay. Ci troviamo a Corinaldo. Tu sei uno psicologo e ti sei inventato questa cosa che consente di appunto ritrovarsi tutti insieme ma senza il telefono o con il telefono spento per buona parte dell'evento. E com'è andata? Raccontaci questa cosa. È andata molto bene. In realtà il telefono veniva sigillato all'entrata del borgo medievale. Ah, vedi, pensa. Questa piccola città per questo, pensa. Perché era carino avere all'interno delle porte qualcuno dei nostri volontari che sigillava i telefoni e dovevano tenerli chiusi almeno per 3 ore. Come? Certo, come Giuseppe, perdonami, alcuni club in giro per il mondo, tipo il Berghain di Berlino, dove non è consentito entrare col telefono, o forse se entri ti mettono una sorta di adesivo sulla fotocamera per non rimprendere nulla, insomma. Così mi piaceva fare questo salto carpiato fino a Berlino. Mentre siamo a Corinaldo, e chi ha partecipato a questo evento? Raccontaci un po'. Beh, hanno partecipato oltre 1000 famiglie. Siamo stati molto contenti considerando che è il primo evento. Devo dire che c'è stata una partecipazione attiva di tutti, sia nei talk sia nei laboratori esperienziali che c'erano per i bambini, ma anche per gli adulti, perché c'è anche questa idea che la tecnologia coinvolga solo i ragazzini. In realtà ci coinvolge tutti, a volte ci ipercoinvolge, quindi questo momento dovrebbe essere un momento che porta un po' più di consapevolezza digitale, quindi fare una cultura del digitale. Certo, ma c'è qualcuno che è andato così in crisi di astinenza a un certo punto, ha detto no, io non ce la faccio, devo assolutamente guardare WhatsApp in queste tre ore? Guarda, ce ne sono stati alcuni non hanno retto più, diciamo, le 3 ore che noi avevamo previsto. Certo. Quindi qualcuno non ha retto. Altri hanno retto bene e devo dire che è stato veramente un'esperienza positiva da parte anche da parte nostra dell'associazione, che non ci aspettavamo poi un coinvolgimento così importante da parte, devo dire, le famiglie hanno partecipato attivamente, si sono impegnate a fare delle cose con i propri figli. Bene. Senti, allora, secondo me è bello perché a volte ci dimentichiamo quanto è importante. Certo, allora attendiamo un'edizione anche milanese a questo punto del Disconnect Day d'Italia, portatelo un po' in giro per la penisola, va bene? Assolutamente, che ce n'è tanto bisogno. Programmato a novembre, quindi speriamo di realizzarla. Dai, allora fatti sentire a questo punto e ti daremo un altro spazio, perché serve a gran voce far sapere questa cosa in giro. Ti lasciamo il tuo sabato sera di riposo a questo punto, guarda il telefono magari. Ti ringrazio, adesso stacco. Dai, bravo, buona serata a te, ciao Giuseppe, ciao.